Ben ritrovati, oggi videoconferenza istituzionale con l'assessore al turismo della Regione Liguria, avvocato Giovanni Berrino. Buongiorno assessore e benvenuto. Buongiorno. La ringrazio per aver accettato questo mio invito. Grazie, grazie a voi per la possibilità di parlare dal vivo, perché in questi momenti di lockdown non è semplice incontrare le persone, quindi grazie mille Certo. dell'opportunità. Benissimo. Allora, partiamo subito con le domande perché ne ho preparato diverse e mi sembra doverle rubare troppo tempo. Allora, diciamo che il tanto atteso decreto Cura Italia di aprile da parte del governo centrale ad oggi non si è ancora visto. La filiera del turismo, un comparto che produce un 13% del PIL nazionale, per cui milioni di lavoratori e famiglie non hanno avuto certezze sia economiche che comportamentali. Tant'è le regioni in ordine sparso si stanno muovendo individualmente con ordinanze che permettono la riapertura parziale di numerose attività. Proprio ieri sera il governatore Toti ha emanato un decreto in accordo con il ministro Boccia che permette gli spostamenti nella regione e l'apertura delle attività alberghiere. Può spiegare nel dettaglio in cosa consiste questo decreto? Ma intanto una premessa, visto che è stato citato nel famoso decreto aprile, che poi è diventato maggio, e speriamo che sia maggio, insomma, che tra domani, dopodomani, speriamo che uscirà, sarà Magari esce definitivamente. anche in giornata, non lo sappiamo, ma finora non si è visto nulla. Il problema è che anche in quello per il turismo vedo ben poco, anzi quasi nulla. Infatti abbiamo una serie di categorie in fermento, perché non che la quella cultura non sia importante, ma la cultura senza turismo non vive. Per far visitare i nostri musei, i nostri teatri, le nostre bellezze architettoniche, le nostre opere d'arte, ci vogliono i turisti. Senza turisti, non è, voglio dire, moriamo tutti e muore anche la cultura. Per cui il fatto che nel decreto che uscirà il turismo, almeno per quello che abbiamo conoscenza, sia di nuovo considerato nulla e non ci sia nulla di particolare per il turismo, ci lascia l'amaro in bocca e ci lascia molta preoccupazione per quanto riguarderà le sorti della nostra regione, dove il PIL generato dal turismo vale quasi il 15%, e per tanti imprenditori e tanti dipendenti che da questo settore trovano sostentamento. Quindi, vuol dire, un'ulteriore brutta pagina, se sarà quello che finora abbiamo saputo. Devo dire che il governo, in mezzo a questo nulla, ha trovato il tempo però di fare una cosa molto importante, secondo lui, per il turismo, che è quello di azzerare e di rifare un nuovo CDA dell'Enit con più rappresentanti. Questo qua mi sembra determinante, un nuovo CDA con più persone impegnate, penso che sia la panacea di tutti i mali per il turismo. E di, oltretutto, stanziare 30 milioni per la pubblicità, per la promozione interna del turismo in Italia. Forse se avesse dato o avesse ripartito quei fondi alle singole regioni, ne avremmo fatto tesoro e avremmo speso, secondo me, più velocemente e meglio quei soldi per la promozione interna, lasciando giustamente a Enit la promozione all'estero del brand Italia per quando mai i turisti stranieri potranno tornare in Italia. Venendo invece alla vicenda dell'ordinanza di Toti, noi cerchiamo di, nel rispetto dell'aspetto sanitario, perché comunque è ancora preoccupante ed è quello che riempie l'interesse e l'attenzione di tutti noi, di dare un minimo di sblocco, perché non vorremmo che le vittime dell'economia fossero poi maggiori di quelle del Covid. Mi lasci come esempio non materiale, no? Però voglio dire, non è possibile far morire le imprese e produrre decine di migliaia di disoccupati. Da qualche parte bisogna ricominciare. Il presidente Toti, con molta cautela, aspettando questo famoso, vuol dire, questo famoso Decreto. 0,5 di contagio, ha deciso dal 18 di riaprire un po', alcune attività, e già da questa settimana di permettere ai tanti lavoratori che si devono muovere per lavoro di trovare in Liguria, oltre che gli alberghi, che per DPCM non sono mai stati chiusi, ma sono stati obbligati a chiudere per mancanza di clienti, anche l'opportunità di soggiornare in RTI, in bed and breakfast o in affittacamera, insomma, perché non tutti i paesi dove ci sono lavori in corso con persone che vengono da fuori sono dotati di alberghi. Quindi abbiamo cercato di dare
una boccata di ossigeno per quello che si può, come avevamo fatto una settimana prima del governo per quanto riguarda il takeaway nei bar e ristoranti, che sicuramente non gli permetterà di guadagnare e forse neanche di andare alla pari, ma quantomeno di sentirsi vivi e di recuperare un po' delle tante spese che non sono state sospese, questo sì. Ecco, tante piccole microimprese potrebbero chiudere, ecco, non avere la capacità per potersi rialzare. Questa è la grande paura, davanti a Partite IVA anche, ecco. davanti a zero investimenti a costo zero, anzi più che a costo zero a fondo perduto che non sono mai arrivati, è brutto, ma ci aspettiamo una grande crisi. Cioè, o questo governo, o questo DPCM che uscirà, spero oggi, domani al massimo, sarà pieno di soldi, ripeto, a fondo perduto. Se no, l'alternativa è quella veramente di andare in crisi, di andare incontro a una crisi economica che nessuno di noi sa immaginare, ma che sarebbe veramente molto, molto, molto pesante e difficile da affrontare in tutti i settori. Quello Certo. turistico in primis, devo dire, perché è chiaro che, lo dico sempre anche con tanta amicizia nei confronti di chi ha negozi di abbigliamento, di scarpe, di un'altra cosa. Probabilmente si venderà a prezzo di costo, di sottocosto, ma una scarpa invernale o un cappotto magari lo vendi anche a agosto. Tutte le camere, tutti i pasti, tutti i caffè che non sono stati venduti non li vendi più, non li recuperi più, soprattutto le camere rimangono lì ma non sono più vendibili, quindi il costo è decisamente superiore, ma lo sanno bene anche i commercianti. Senza turismo il valore economico dei loro negozi cala incredibilmente, perché i turisti, almeno in Liguria, almeno nelle città costiere, hanno una produzione di ricchezza molto alta, più o meno Certo. 100 € cada uno per notte dormita. Quali sono le misure economiche che la Regione Liguria ha messo a disposizione delle attività produttive, turistiche per sopperire alla mancanza di liquidità? Si è parlato di bonus, casse integrazioni, agevolazioni per il personale. Ma noi abbiamo, voglio dire, abbiamo cercato con le poche disponibilità economiche di Regione Liguria, che è una regione piccola e quindi ha molto meno risorse di altre regioni. Questo è vero, abbiamo cercato però di dare un aiuto al complesso turistico, al comparto turistico ampiamente inteso, quindi mettendoci dentro anche bar, ristoranti, stabilimenti balneari, oltre che le attività ricettive, quindi hotel e tutto il resto, un aiuto a fondo perduto nel senso che non deve essere restituito nulla alla regione di quanto l'imprenditore otterrà. E di coniugare questo fondo perduto però con un incremento dell'occupazione. Quindi col bonus assunzionale noi a tutte le categorie che dicevo prima diamo 3 o 4 mila euro a persona che si assumono per 4 o 5 mesi. Questo appunto per aiutarli a riaprire e pagandogli una parte delle spese di personale. Quindi se un albergatore assume 5 persone per 4 mesi avrà 15 mila euro di bonus, se ne assume 5 per 5 mesi avrà 20 mila euro di bonus, che insomma vuol C'è dire una questo. procedura particolare per poter attingere a queste risorse? C'è un bando, cioè c'è un bando che è già pubblicato sulle pagine di regione, basta andare emergenza Covid, c'è anche questo bando. Per chi assume a 4 a 5 mesi, quindi a tempo determinato, non c'è bisogno né di incremento occupazionale rispetto all'anno prima, perché quest'anno magari avessimo questo problema, né che il lavoratore non avesse già usufruito di questa opportunità l'anno precedente. Quindi è un bando molto semplice. Naturalmente, per ovvi motivi, l'imprenditore otterrà il bonus una volta passati i 4 mesi, perché dobbiamo essere certi che il lavoratore in effetti sia occupato. E per il tempo che è previsto nel bando. E poi siamo andati incontro a tutti quei lavoratori stagionali che risultano stagionali dal 2018-2019 e che non sono stati fino ad ora, diciamo così, ricompresi nelle assunzioni poche che sono state fatte fino adesso, e a loro diamo la possibilità di formarsi con un percorso breve di politiche attive del lavoro, con un percorso di formazione e certificazione delle competenze per un mese con un'indennità di 500 euro, ad esempio tutti coloro che si vogliono formare per essere pronti ad andare a lavorare, sapendo già affrontare le nuove normative Covid, per cui l'imprenditore del turismo potrebbe far seguire quel percorso di politiche attive del lavoro con formazione a una persona che è oggi disoccupata, che prende un'indennità di 500 euro e poi usufruire lui del bonus assunzionale. Oppure per chi non riuscirà
neanche tra un mese a essere assunto, un percorso di politiche attive del lavoro con formazione e certificazione delle competenze che può durare fino a 5 mesi, sempre con un'indennità di 500 euro mensili. Parliamo sempre per ora di formazione in remoto e quindi a distanza. In più Benissimo. c'è un'ulteriore opportunità per le aziende che è quella di far fare dei tirocini dei tirocini a distanza per chi se lo può, per chi ha l'opportunità, l'utilità di farlo fare a costo zero per l'azienda, con un'indennità di 500 euro per chi fa per il tirocinante, anche questo da 1 a 5 mesi, con possibilità eventualmente di convertirla in tirocinio in azienda qualora, qualora il Covid ce lo permetta. Benissimo. Volevo dire, le principali associazioni di categoria. Scusi, Prego. direttore. Oltre a questo, naturalmente c'è il fondo, c'è il bando a fondo perduto fino al 60, al Ah, 60%, fino a sì. 15.000 euro per tutte quelle attività, comprese quelle turistiche, che devono fare innovazioni o adeguamenti per mettersi in regola per le riaperture con l'emergenza Covid. Insomma, quello lì, sempre 15.000 euro a fondo perduto. Benissimo. Ritornavo prima, appunto, le principali associazioni di categoria, Confindustria Alberghi, Federalberghi e Assotel, hanno redatto un protocollo nazionale denominato Accoglienza Sicura, e questo praticamente consta in circa 30 pagine, e praticamente hanno anticipato un pochino quello che potrebbe essere il protocollo del governo, anticipandolo appunto al vaglio del ministro Franceschini, e chiedendo anche lo stato di calamità, lamentando il fatto che oggi non sono state date risposte, che il ministro ha curato maggiormente gli interessi dei beni culturali piuttosto che del turismo. Lei, che ha un canale preferenziale con il ministero, ha avuto modo di sentirlo e disquisire su questo dato, su questo fatto? E vorrei tanto avere un canale privilegiato col Ministero, nel senso che come assessore al turismo da inizio crisi, quindi dall'inizio di Lei o marzo, comunque il governatore Toti. no, ma no, per carità, però dico come Commissione Turismo, che sono tutti gli assessori regionali d'Italia riuniti in commissione, dall'inizio marzo a oggi abbiamo avuto il privilegio di sentire il Ministro Franceschini una sola volta per un'ora, che non è, voglio dire, proprio un confronto degno di un settore così importante come quello turistico. Per cui è difficile, voglio dire, in quell'occasione ha detto che non ci sarebbe stato un decreto, un DPCM dedicato al turismo e che non era sua intenzione attuare lo stato di crisi per il comparto turistico. Questo è quello che ci ha detto, su cui noi non convergiamo. Infatti io sono molto, come dire, sono molto riconoscente anche alle associazioni che hanno fatto quel documento, che hanno redatto quel documento con grande impegno e senso di responsabilità, perché darsi le regole non è mai semplice, però lo hanno fatto e penso che a un certo punto, se ancora questa settimana, la famosa commissione di Colao, la famosa commissione degli esperti, non si prenderà la responsabilità di dire per il governo quali possono essere le regole, spetterà ai governatori in questo senso attuarle sui propri territori, ed avere una linea guida comune come quella del documento facilita molto, vuol dire, il lavoro, e dà anche un senso di corresponsabilità comune a tutti coloro che si adegueranno o prenderanno ad esempio il documento fatto dalle associazioni. Benissimo. L'altro giorno ho fatto una videoconferenza con il presidente di Assoturismo, Vittorio Messina, il quale auspicava che in un prossimo futuro ci potesse essere un ministero del turismo autonomo senza altre deleghe. Lei è d'accordo su questo fatto? Io sono più che d'accordo, nel senso che il turismo genera quella percentuale di PIL che abbiamo detto prima, ma è anche un notevole mezzo di promozione del prodotto italiano e del Made in Italy nel mondo. E quindi merita per le cadute dirette e indirette un ministero che si occupi del turismo in primo piano, che può essere del turismo e della cultura, va benissimo, per carità. In Italia non si può pensare a un turismo senza l'aspetto culturale collegato, cioè siamo il paese col più alto numero di monumenti e di cose, diciamo così, la maggior parte del patrimonio culturale del mondo è in Italia, quindi pensare al turismo senza cultura non ci sta, ma non può essere il turismo dopo
dopo la cultura, intesa come intesa sempre in termini turistici. Cioè, dire, non abbiamo questa grande ricchezza, merita un ministero, soprattutto in un mondo in cui, sebbene fino a febbraio, quindi ante Covid, era previsto un aumento del 10% secco per i prossimi 10 anni. Quindi vuol dire il nostro PIL poteva salire, nazionale poteva salire al 14, al 15 o anche al 16% generato dal turismo, che è una grande industria dove mancano uomini e idee, ma l'industria c'è già, l'Italia c'è già, il bel tempo c'è già, i monumenti ci sono già, mare, montagne, abbiamo tutto. Bisogna solo riempirla di idee e uomini che ci credono. Quindi investire anche in termini, diciamo così, di impegni governativi sul turismo lo trovo molto conveniente e che potrebbe generare ottimi risultati dal punto di vista economico e anche occupazionale. Benissimo. Dalla provincia di Savona è partita un'iniziativa mediatica da parte dell'Associazione Albergatori che è arrivata sino in Parlamento. Si tratta di un manifesto, Salvate il turismo. Lei ne è al corrente? Ha letto questo manifesto? Sì, lo trovo un'ottima idea. Se da tutta la negatività e la tragedia del Covid possiamo, diciamo così, tirar fuori, come è necessario, anche per ripartire, qualcosa di positivo, dobbiamo dire che tranne che per il Ministero e tranne che per il Governo, tutti si sono accorti dell'importanza del turismo in Italia. Ed è uno dei temi più trattati in assoluto, non solo da chi come me o da chi come lei lo fa per lavoro e per interesse, ma tutti a oggi si sono accorti che senza il turismo l'Italia muore, ma muore perché muoiono tantissime categorie che io dico sempre dal 2015 sono collegate al turismo, perché in una nazione come l'Italia, in una regione come la Liguria, il falegname, l'idraulico, l'elettricista, il farmacista, la commessa, tutti hanno bisogno del turismo per vivere, anche la sanità, perché i numeri della sanità sono anche tarati, ad esempio, sulla capacità turistica della nostra regione. Quindi anche chi non pensa di avere a che fare col turismo ha a che fare col turismo. Io nella vita civile faccio l'avvocato, è chiaro che se non ci fosse turismo avrei meno imprenditori ipoteticamente da dover seguire. Quindi è chiaro che il turismo è così importante che finalmente è venuta alla luce, grazie a questa tragedia, che quanto vale per la nostra regione, quanto vale per la nostra Italia. Spero che in futuro si faccia tesoro di tutto quello che ci siamo detti, anche delle esperienze di unità che ha scaturito, perché tutti questi documenti sono sinonimo di, cioè sono sinonimo, sono il frutto di accordi tra persone che magari fino all'anno scorso non erano così propense a trovare linee guida comuni. Invece il fatto di trovare linee guida comuni sottolinea anche l'impegno unitario per la rinascita e la ripartenza di un settore fondamentale. Benissimo, stringiamo un po' il campo d'azione, torniamo in Liguria e analizziamo un po' tutte quelle che sono le categorie che in questo momento hanno sofferto maggiormente. Partiamo dagli alberghi, residence, affittacamere, bed and breakfast, villaggi turistici. Ecco, cosa ha previsto la Regione Liguria per questo settore a livello comportamentale, di direttive? Ecco. Beh, su quello noi, ripeto, con l'ordinanza di ieri, il governatore Toti ha riaperto RTA, case vacanze, bed and breakfast e affittacamere, ma oggi siamo coscienti che li riapriamo per dare l'idea che siamo pronti a ripartire, uno, quindi un lato di immagine, ma insomma relativa, e due, per dare anche, come dicevo prima, un alloggio a chi è in Liguria per lavoro. Ricordo che a aprile la Liguria è riuscita a fare, con la chiusura totale, 31.000 presenze cosiddette turistiche, che erano solo di lavoratori che hanno soggiornato nei pochi alberghi aperti di tutta la Liguria. Il danno è enorme, perché solo per le presenze che abbiamo perso a marzo-aprile, che stiamo perdendo a maggio, il giro d'affari in meno in Liguria supera i 350 milioni, e se a giugno il trend non fosse questo, arriveremo a circa 1 miliardo di euro di mancato giro d'affari in Liguria. Quindi ci rendiamo conto di che cosa vuol dire, del decremento economico che ne conseguirà da questa chiusura. E siamo anche coscienti del fatto che, però, finché il governo non riaprirà i confini regionali, e puoi parlare di confini regionali
nel 2020, in cui non si parla neanche più di confini nazionali, viene da sorridere se non fosse tragica la vicenda, però è chiaro che noi, fin quando non avremo possibilità di tornare a ospitare i turisti lombardi, piemontesi, quelli francesi e quelli tedeschi, non si potrà parlare di ripartenza nel turismo. Ecco, un altro settore colpito è sicuramente quello della ristorazione. Tra l'altro collegato con noi c'è Alessandro Dentone, che è il presidente dei cuochi della provincia di Genova, che saluto. Saluto anch'io. E volevo appunto parlare del settore ristorazione, che soprattutto molti ristoranti piccolini avranno delle grosse problematiche, soprattutto per la capienza e gli incassi che sono venuti a mancare in questi due mesi, ma quelli che saranno i mancati incassi nel prossimo futuro. Sui mancati incassi l'Italia ha fatto così. Cioè, seguivo ieri sera sull'arena di Giletti, che era inquietato dal fatto che la Risbar di Ibiza avesse avuto dallo Stato 600.000 euro di ristoro, e in Italia siamo a 600 euro per imprenditore. Quindi sul passato, se non arriva con questo decreto che esce, se non arrivano cospicui interventi a fondo perduto, sarà un problema. E sul futuro, noi dal 18, come ha detto Totti, prevederemo di riaprire bar e ristoranti, però la previsione è quella che si possa veramente andare al bar e ristorante, non per sfamarsi, ma per passare una o due ore di svago, anche come è sempre stata la ristorazione, insomma, i bar nella nostra regione turistica. Quindi mi auguro che ci siano regole tali da poter aprire, ma di poter aprire con la convenienza economica almeno del pareggio, voglio dire, almeno di non perderci, perché sennò saranno molti, certo, quelli che non ricordo. Io dico questo da un mese, non lo dico oggi nella sua intervista, lo dico da un mese. Secondo me le regole per la riapertura, più tardi si fanno e meglio è, nel senso che mano a mano che il virus, il Covid perde di intensità e perde di forza e fa meno paura, giustamente anche con il quoziente che dicevamo prima, ci sarà la possibilità di regole più agevoli per chi le deve mettere in atto, che sono gli imprenditori, ma anche per chi poi le deve, vuol dire, ne usufruisce come cliente finale, che sono i clienti, perché le prime ipotesi di andare a mangiare al ristorante con il plexiglass davanti, sinceramente mangio a casa, se non ne ho la necessità assoluta di non poter mangiare a casa. Quindi oggi siamo già ad altri pensieri, si è già ridotta la distanza tra i tavoli, però noi in Liguria siamo bene in compagnia, perché nel centro di Roma sono messi uguali, abbiamo ristoranti molto piccoli con tavoli non sempre grossi, quindi vuol dire ci aspettiamo regole che permettano agli imprenditori di poter aprire sapendo di sopravvivere e non che sia un bagno di sangue. Insomma, ecco, leggevo sul Corriere della Sera di una bozza appunto del decreto, che dovrebbero esserci 4 metri quadrati per ogni ospite al tavolo del ristorante. Mi sembra un'esagerazione. Per me queste regole qua valevano per i nobili del Settecento, dopodiché non ho mai visto delle tavole così grandiose da poter avere 4 metri per ogni ospite. Lo dico sorridendo amaramente, cioè nel senso che veramente le regole ci devono essere, ma devono permettere di vivere, a meno che non esca nel decreto il fatto che io ti faccio aprire ma ti rimborso della differenza di incasso tra l'anno scorso e quest'anno, allora va bene tutto. Ma se non è così, io non posso pensare da imprenditore di pagare cuochi, camerieri, lavapiatti, affitto, tasse, SIA e tutto per dar da mangiare a una persona ogni 4 metri quadrati, perché neanche in casa abbiamo degli spazi così enormi, quindi voglio dire, tanto meno i plexiglass, che sarebbero orribili sotto il profilo estetico, ma anche comunque di quello poi, sociale, perché comunque avere un contatto verbale senza pareti è sicuramente una cosa. Poi facevo questa considerazione io, i ristoranti e i bar hanno un minimo di clientela, diciamo così, obbligata, che va a mangiare al ristorante per obbligo, di lavoro, ma la maggior parte è una clientela di svago, perché decido di andare fuori per svagarmi, per festeggiare, per incontrare amici. Basta chiedere ai ristoratori qua normalmente, fino a febbraio, che percentuale di tavoli
da due avevano rispetto alla normalità dei tavoli. Questo per dire che è impossibile pensare di dover andare al ristorante senza amici, solo con i propri congiunti, solo con i propri conviventi, perché perdiamo metà dell'interesse di andare nei nostri ristoranti, che è certo quello di mangiare bene, come ben si mangia in provincia di Genova, come ben si mangia in tutta la Liguria, quello sì, ma la convivialità è alla base di un buon pranzo o di una buona cena al ristorante. Pensare che di privarsi di quello rende veramente disagevole aprire le strutture. Un'altra categoria in difficoltà. Qua è mia opinione personale, direttore. No, ci mancherebbe. La considerazione da cliente. No, è giusto, giusto. Io prendo atto ovviamente di quello che dice. Ecco. Volevo chiedere, un altro settore molto in crisi sono le agenzie di viaggi e i tour operator. Anche loro non hanno avuto né linee guida, non hanno avuto sicurezze sulle riaperture anche extra europee, no? Diciamo. E se devono prenotare sui villaggi esotici, i voli intercontinentali, comunque mettiamo che in Italia si aprano comunque gli alberghi e le regioni si possa circolare, però limitano in maniera eccessiva il loro fatturato. Ecco. In questo caso cosa si sente di dire? Io mi sento di dire che parevano scomparse nell'immaginario collettivo le agenzie di viaggio e il tour operator, no? Travolte dal fai da te. Invece abbiamo scoperto che vuol dire che raggruppano, che sono tante anche nella nostra Liguria, che danno da lavorare a tante persone anche nella nostra Liguria, e che sono quelle che hanno sentito la crisi per prime, e sono quelle che ne usciranno più tardi, ancora dopo dei bar, dei ristoranti e degli hotel, proprio perché non dipendono solo dal mercato italiano, perché vivono anche di italiani che desiderano andare all'estero, e quindi dipendono anche dalle normative estere da e per l'Italia. Quindi la loro posizione drammatica, non mi piace usarlo, ma è veramente, veramente complicata. Come al solito ci saranno quelli super fantasiosi che si inventeranno qualcosa anche per lavorare a livello cittadino, regionale e italiano, ma la gran parte, vuol dire, togliamo una gran fetta di loro lavoro senza viaggi da e per l'estero. Quindi questo è molto complicato, insieme al problema collegatissimo a loro, che è quello delle guide, perché anche le guide senza gruppi è complicato anche questo. Noi abbiamo sottolineato questa grande preoccupazione, che io vivo anche da assessore al lavoro, non solo al turismo, al ministero, anche al sottosegretario, dicendo di correre in aiuto di un settore di cui il turismo comunque non può fare a meno. Ma anche in quel senso, non vorrei essere monotono, ma rischiamo di trovarci a fine crisi con tantissime di quelle agenzie che avranno chiuso, che vuol dire imprenditori che saranno essi stessi disoccupati e dipendenti che saranno disoccupati. Ma vuol dire, penso che forse aiutare a monte sarebbe più utile. Anche bastava anche solo dire, metterci dei soldi sul bonus vacanze e dire, famiglie, avete 500 euro di bonus vacanze da spendere attraverso il settore degli agenti di viaggio. Perché se no, se è come pare nel decreto, anche quello si può scaricare dalle tasse, cioè vuol dire dal bonus fiscale che ognuno di noi ha. Se non produciamo reddito, non produciamo tasse, non ci possiamo portare in detrazione nulla. Quindi, punto. Se non hai la liquidità non puoi far nulla comunque. Se non pago tasse non ho nulla da togliermi dalle tasse, e se non produco, certo, non ho tasse da pagare, quindi il bonus non lo utilizzo. Un settore a noi molto caro. Posso bere un sorso d'acqua? Prego, anzi, ne approfitto anch'io. Un settore a noi molto caro è quello dei balneari, delle spiagge libere e delle spiagge private. Quali saranno le misure adottate? Noi non abbiamo le spiagge che ci sono sull'Adriatico o in Versilia, abbiamo delle spiagge piccole e di conseguenza anche di difficile, diciamo, per poter allargare le proprie sdraio bisognerà occupare anche del territorio più ampio. Cosa avete preventivato in questo senso?
Spostiamo ovunque la ferrovia a monte, così abbiamo più metri alle spalle delle spiagge da utilizzare per metterci le sdraio. È una battuta anche questa. Ma neanche tanto, neanche tanto una battuta, sarebbe una cosa fattibile, visto che siamo nel 2020 e stiamo ancora andando con una ferrovia a una rotaia sul ponente Ligure, ecco questo. Abbiamo ancora 34 km di binario unico che attraversa, che è a ridosso delle spiagge e dentro i centri cittadini tipo L'Aigüella. L'esempio, il comune di Sestri Esatto. Levante si è dotato di un'app per poter prenotare il posto in spiaggia nella Baia del Silenzio, oppure degli steward all'entrata per rallentare l'afflusso dei potenziali bagnanti, ecco. Tutto questo è bello, però dovremmo capire anche in questo, cioè avremmo voluto fare questa discussione, io avrei voluto fare questa intervista con lei oggi con già delle linee governative di massima, e che invece non ci sono neanche in questo campo, e anche in questo campo è gravissimo perché ci sono regioni come l'Emilia-Romagna che hanno fatto un accordo con i loro balneari che però non è difficilmente ripetibile in Liguria proprio per questione di spazi, e poi perché non sappiamo tutto il resto come potrebbe funzionare in spiaggia, perché vuol dire, noi parliamo delle spiagge, della distanza tra lettino e lettino, ombrellone e ombrellone. Ma uno in spiaggia ci va sì per prendere sole, ma ci va anche per far giocare i bambini magari con i figli dell'ombrellone vicino, ci va per andarci a fare la partita a calcetto, a beach volley, a carte, al ristorante, al bar, tutte cose che in oggi come funzioneranno? Saranno possibili o non possibili? Non siamo un popolo di lucertole che va al mare e sta lì. Dire, no? Penso che sia impossibile andare in acqua e non starnutire quando si esce dall'acqua, cioè sono anche regole molto molto complicate. Se noi teniamo conto però che l'80% di quel 14% di PIL generato dal turismo è fatto da blue economy, quindi dall'economia marittima all'interno del turismo, capiamo anche com'è importante per la Liguria riuscire comunque ad aprire, ad aprire i nostri stabilimenti balneari. Come diceva lei prima, se le distanze sono quelle, dove li mettiamo? Cioè li mettiamo nelle campagne dove, a ridosso, oltre la ferrovia, dove c'è ancora la ferrovia? Non è possibile. Cioè, dobbiamo avere qualcuno che ci dica come fare, oppure ci renda liberi di fare delle regole, di adottare delle regole regionali. Senza però, voglio dire, delle regole regionali, naturalmente poi ogni regione baserà sul suo stato di trasmissione del Covid, augurandoci che, voglio dire, di qua, augurandoci. Ecco, per quanto riguarda l'aeroporto di Genova, al momento diciamo la situazione è tranquilla perché non ci sono molti che utilizzano gli aerei, soltanto chi lavora, e però con l'avvento della stagione estiva ci sarà un afflusso maggiore. Voi come pensate di poter risolvere questa situazione negli aeroporti, Mi nell'aeroporto Cristoforo Colombo? augurerei di avere il problema già dal 2 di giugno, cioè di dovermi occupare di come risolvere il problema degli arrivi all'aeroporto di Genova, perché sarebbe già un gran bel risultato per l'aeroporto e per la regione. Oggi sappiamo che c'è il solo volo per Roma, chiaramente con le frontiere bloccate è difficile pensare alla ripresa di voli turistici a breve, a mio parere. Quello sarà il minore dei problemi, perché poi le procedure aeroportuali, quindi le linee guida da attuare dentro gli aeroporti, saranno tutti uguali in Italia, perché è logico così, con un numero non grande di aeroporti. Spero che almeno su quello ci sia la convergenza sulle linee guida da attuare. Il vero problema che io rilevo è che, come stanno facendo altri governi, perché non possono essere le regioni a farlo, non avendo la politica estera nelle proprie competenze, che è quello di trovare dei cosiddetti corridoi turistici, cioè iniziare a parlare, come fa la Germania con la Croazia o con la Spagna, a parlare con alcuni governi per creare dei corridoi anche aerei per far arrivare turisti nelle regioni, come potrebbe essere la Liguria, tra pochi giorni, tra poche settimane, in delle regioni sicure dal punto di vista del Covid. Questo garantirebbe già da adesso la possibilità di pre-prenotazioni nelle strutture e di poter affidare ai nostri operatori un numero maggiore di turisti su cui promozionarsi. Questo però è un lavoro che, ripeto, può fare solo il ministro degli esteri e il ministro del turismo.
quantomeno a livello internazionale. Cioè noi abbiamo, io sono di Sanremo, come lei ben sa, a 20 km c'è la frontiera con la Francia, che ogni giorno viene attraversata da migliaia di persone per motivi di lavoro. Se quel canale lo potessimo tenere aperto dal 15 giugno, dal 1 di luglio, dal 1 di agosto, non lo so, ma da una di queste date, per far arrivare i turisti sarebbe importantissimo, perché la Francia è il primo mercato estero di riferimento per la Liguria, sia in termini di arrivi che di presenze, ma vale per la mia provincia, ma vale ancora di più per Genova, vale ancora di più per la provincia di Spezia con le Cinque Terre, cioè i turisti francesi in Liguria ci vengono volentieri perché vicino si può arrivare comodamente in macchina. Avremo a breve, tra due mesi, poco più, il nuovo ponte a disposizione con tutto il, voglio dire, la promozione del brand Italia e Liguria che l'inaugurazione di quel ponte porterà. Non possiamo aspettare che i turisti stranieri vengano indirizzati dai loro governi verso altri territori, devono essere indirizzati anche verso l'Italia con accordi bilaterali, con quei corridoi turistici, che vuol dire brutta la parola corridoio brutto, ma insomma con una via preferenziale di viaggio che permetta ai turisti di arrivare in tranquillità ad alcune località che tra l'altro non solo il ponente ligure ma anche Portofino, Santa Margherita, le Cinque Terre. Ricordiamoci che le Cinque Terre ogni anno sono invase di turisti stranieri, americani, giapponesi, tedeschi, francesi. Come numero di presenze i francesi sono i primi in tutte le province, ma valgono molto di più per le altre province che per una confinante, no? Perché già che mi metto in viaggio, non è che io sono di Sanremo, vado in vacanza a Mentone, magari vado più là, è uno di Mentone più facile andare nelle Cinque Terre o a Portofino. Venendo a mancare questi turisti, anche l'economia locale, non solo gli alberghi e i bed and breakfast, ma anche i ristoranti e commercio ne risente. Non vedo perché lasciamo queste opportunità agli altri stati e non le sfruttiamo anche noi. Ecco. Un'altra cosa molto importante, i poli croceristici. Parliamo di Savona, Genova e La Spezia. Con le navi da crociera che portano centinaia di migliaia di viaggiatori ogni anno a visitare queste città, sarà un bel problema, diciamo, anche per gli assembramenti, se si dovesse riprendere diciamo, la libertà di agire, di azione sul territorio. Ma gli assembramenti riprenderanno quando non ci sarà più il pericolo di assembramenti, quindi si sarà già risolto da sé il giorno che ricominciano le navi da crociera a viaggiare, perché più persone possono stare assieme in spazi ristretti. Quindi ripeto, come iperbole, vorrei domani avere un assembramento gigante a Savona, una Spezia e uno a Genova. Vorrebbe dire che finalmente siamo usciti da questo incubo che ci è piovuto quasi all'improvviso tra capo e collo. Quindi spero che le crociere riprendano al più presto, perché vuol dire che questa pandemia è arrivata alla fine. Ecco, la però stessa cosa è un settore molto importante per la Liguria. Siamo la prima regione croceristica d'Italia, sono milioni di persone che ogni anno transitano dai nostri porti, milioni di persone che portano le nostre immagini nel mondo, quindi anche quelle sono cartoline di promozione importantissime per la nostra terra. Ecco, un altro settore è quello delle seconde case. Molti lombardi, molti piemontesi hanno la seconda casa nelle due riviere. Al momento dell'apertura, speriamo quanto prima, potrebbero prendere d'assalto appunto le riviere, come del resto è avvenuto nel momento anche di chiusura, perché molti dalla Lombardia e dal Piemonte si sono trasferiti, saltando il lockdown, no? Nelle seconde case. Sì, quello è stato un brutto episodio vissuto male, no? Nel senso che quando c'è una regola e non la si rispetta, poi si viene additati. Questo non va bene, però voglio dire, poteva succedere anche ai liguri che andavano a sciare da qualche parte quando erano ancora aperti. Vuol dire, quando c'è la paura, il comportamento umano porta a fare, a dire cose che normalmente non si dovrebbero dire. Però in quel momento chi ha viaggiato ha sbagliato, che fosse lombardo, piemontese, ligure, veneto, o vuol dire, ha sbagliato alla stessa maniera. È chiaro però che noi, i nostri turisti più affezionati, anche delle seconde case, che però producono ricchezza anche loro in termini di
frequentazione di bar, ristoranti, negozi, spiagge, eccetera, 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 sono i lombardi e i piemontesi. Non possiamo fare a meno di loro, non vogliamo fare a meno di loro. Penso anche che tutti noi, con grande responsabilità, daremo il benvenuto quando inizieranno a tornare, perché da loro dipende gran parte della tenuta del comparto turistico nella nostra regione. Anzi, avremo un motivo in più, perché torneranno dopo un periodo difficilissimo, quindi vuol dire accoglierli dovrebbe essere ancora più bello. Certo. Sapendo che cosa hanno passato. Un'ultima domanda. Che estate sarà? Cosa avete preventivato? Che estate sarà? Non so, una domanda da 10 milioni di dollari, io però la devo fare. Io mi accontenterei che fosse il 50% del 2019, tenuto conto che come proiezione noi abbiamo avuto dei dati che da settembre a febbraio è stato un rincorrersi di successi un mese dopo l'altro. Tra l'altro i mesi invernali, dicembre, ma anche gennaio e febbraio, soprattutto gennaio e febbraio, avevano avuto dei numeri assoluti di arrivi e presenze altissimi che non avevo mai avuto negli anni passati, quindi vuol dire che si era già messa in moto anche finalmente quella brutta parola che io chiamo destagionalizzazione. Comunque il turismo non balneare aveva finalmente fatto la breccia nella nostra Liguria. Preventivavamo una primavera, un'estate di grandi numeri. Questo ha bloccato tutto. Se dovessimo arrivare al 50% dello scorso anno, io sarei molto molto felice, però ripeto, più tardi riusciamo a riaprire, più questa percentuale scenderà obbligatoriamente, perché abbiamo, fino ad ora siamo stati in tre mesi al 4% dello scorso anno, quando va bene, quindi vuol dire zero, praticamente zero. Se riusciremo a avere un'estate da metà giugno, io dico fino a metà ottobre, con i weekend, insomma con tutta la voglia che hanno le persone, quelle che se lo possono permettere di muoversi, potremmo avere un aiuto concreto alla tenuta delle imprese, non certamente a fare degli utili, ma alla tenuta delle imprese, per prepararci poi con una opportuna promozione anche internazionale dell'autunno a 2021, che speriamo segni la rinascita del turismo. Naturalmente escludendo in questo mio dire la possibilità di un ritorno di una seconda fase del Covid, la scoperta del vaccino, tutto quello che ci può stare dentro. Quest'anno sicuramente sarà un'estate di grande turismo di prossimità, cioè di magari per periodi brevi, ma di prossimità, perché le persone sicuramente hanno voglia di viaggiare, di evadere dopo questo periodo di chiusura forzata, hanno voglia di farlo in sicurezza, quindi vuol dire, sapendo che la Regione Liguria si adatterà ai parametri di sicurezza man mano che essi verranno modificati, speriamo sempre in meglio, e soprattutto anche secondo me vivranno anche della volontà di essere comunque vicini a casa, che qualunque cosa succeda non mi trovo bloccato lontano da casa senza poter tornare. Questo sarà secondo me un valore molto importante per la nostra terra, che ripeto ha vicino, solo come italiani, circa 12 milioni di turisti possibili, e con la vicina Francia questo numero sale a 15-16 milioni raggiungibili in macchina in poche ore. Su questo noi dobbiamo puntare. Ecco, usciamo dal tema coronavirus, entriamo un po' in un tema un po' più personale, che riguarda appunto lei e la giunta Toti. Siamo arrivati al quinto anno di mandato, scade il mandato a fine mese, se non erro, ci dovevano essere le elezioni, cosa che in questo paese sta diventando un tabù, ma dovrebbero essere spostate a settembre. Nel caso la giunta Toti fosse rieletta, lei sarebbe disponibile a continuare il suo mandato? Beh, per me è un grande onore fare l'assessore per la Regione Liguria, che è la mia terra, che io amo molto. Cioè, è un lavoro molto duro, però devo dire che secondo me sono stati 5 anni per me, poi gli elettori decideranno. Per me sono stati 5 anni molto, molto affascinanti, molto belli, seppur molto faticosi, però devo dire che l'esperienza è positiva, la rifarei a occhi chiusi. Naturalmente la rifarei passando al vaglio dell'elettorato. Questi 3 mesi in più non mi riempiono di, cioè non è un regalo, ne avrei fatto volentieri a meno di poter governare la Liguria 3 mesi in più, primo per il motivo, e secondo perché governa chi vince, non si governa per una proroga, che però in questo momento sinceramente era più che dovuta, perché pensare di andare a elezioni con ancora l'emergenza in corso sarebbe stato veramente intollerabile e,
inconcepibile dal punto di vista dei cittadini. Ecco, la Liguria è una terra che negli ultimi 10 anni ha sofferto tantissimo l'intemperie del tempo, ci sono stati disastri di ogni genere, dalle alluvioni di Genova, le alluvioni delle Cinque Terre devastanti, le mareggiate. Ecco, il Ponte Morandi, che non è un evento atmosferico, ma è, diciamo, un problema nato dall'imperizia dell'uomo. Lei 5 anni fa è entrato nell'assessorato. Che Liguria ha trovato e che Liguria lascia? Ma devo dire che... Turisticamente parlando, ovviamente. Turisticamente avrei lasciato una Liguria, secondo me, ben posizionata nel territorio, nel panorama nazionale e non solo, perché, ripeto, dal 2015 a oggi gli arrivi e le presenze sono stati sono aumentati sempre, l'importanza della Liguria è cresciuta anche a livello nazionale, come far parte delle discussioni importanti. Siamo passati da 300 alloggi affittati a uso turistico a 27.000 registrati. Vuol dire, è chiaro che c'è stata una crescita non solo ligure certamente, ma anche ligure del comparto turistico. Poi questa stramaledetta pandemia ha azzerato tutti, e quindi non possiamo e non sarebbe neanche giusto godersi i risultati ottenuti. Però devo dire anche, cioè, per il numero di alberghi, ad esempio 5 Stelle, che hanno scommesso di aprire in Liguria, sono saliti ed erano pronti a salire ancora come numero. Il dato secondo me è positivo, la consapevolezza della grandezza della regione Liguria dal punto di vista turistico, anche sulle discussioni che si fanno a livello nazionale del turismo, è cresciuta notevolmente. Siamo tornati a promozionarci al Festival di Sanremo, abbiamo ripreso a fare grandi promozioni all'estero, quindi l'immagine sicuramente ne sarebbe uscita accresciuta, e accresciuta positivamente. Da questo punto di vista sono soddisfatto. Poi è chiaro che si può fare sempre di più e sempre meglio, anche perché sennò sarebbe finito il compito. Quindi ancora tante cose rimangono da fare, però tendenzialmente io sono piuttosto soddisfatto, insomma. Ecco, qual è il suo più grosso... Dovessi tornare indietro... Il più grosso rammarico? Il mio più grosso rammarico è quello di non aver avuto fondi europei a disposizione del turismo. Perché quello avrebbe veramente cambiato le sorti non solo della regione di tutta Italia, ma anche della regione Liguria. Io non so nel 2013 chi ha lavorato per la distribuzione dei fondi europei e non ha pensato a creare un fondo per la promozione e per l'impresa turistica. Io, quando l'anno scorso, durante la campagna per l'Europea, avevo detto che questo era impossibile, ho continuato a lavorare in tal senso. Abbiamo presentato come Regione Liguria a tutti gli assessori d'Italia il progetto FEST, che è la creazione a livello europeo di un fondo europeo per il turismo. È stato approvato da tutti gli assessori regionali, ne ha parlato anche il ministro Franceschini, è stato approvato anche dalla rete Next Tour, che è la rete delle regioni turistiche europee, e finalmente questa idea, che è partita dalla Liguria, è sul tavolo del commissario che si occuperà di discutere della ripartizione dei fondi 2021-2027. Sarebbe molto importante se il mio successore avesse a disposizione anche per la Liguria dei fondi europei, e li avesse a disposizione, proprio perché questa idea è nata dalla nostra terra. Vuol lanciare un messaggio agli operatori turistici della Liguria? No, io li voglio ringraziare perché anche adesso, che c'è stata la grande crisi del 2008, da cui ci siamo iniziati a riprendere nel 2015, anche grazie comunque alle idee che erano state lanciate dal mio predecessore Berlangeri, che è stato un bravo assessore al turismo e continua a essere un ottimo albergatore, e ritrovarsi adesso con una crisi ancora più grande di quella del 2008, perché non è una crisi solo economica, ma ha dei risvolti anche sociali forti, e aver comunque come prima idea la voglia di ripartire, io per quello non posso che ringraziarli.
e non posso che infondergli coraggio che ce la faremo, ma dobbiamo farcela perché questa è la nostra vita. La Liguria non può fare a meno del turismo e gli imprenditori non possono fare a meno delle loro aziende, ma è molto dura. Molto bene. Vuole aggiungere qualcosa? La ringrazio. Ringrazio per aver dato la possibilità di parlare per molto tempo di temi altrettanto importanti. Beh, sono temi a noi cari, ecco. Noi lavoriamo di turismo e di conseguenza è sempre bene arrivare alla fonte, ecco, cercare sempre di avere un interlocutore credibile per poter affrontare le varie tematiche. Purtroppo a volte si fanno tante chiacchiere da bar, ma non si riesce mai a colpire nell'obiettivo, ecco. Questo che è la nostra prerogativa è cercare di dare un'informazione specifica il più possibile vicina a quella che è la realtà, ecco. Certo che voglio dire, il ruolo di un assessorato è anche quello di ascoltare le proposte, ma anche le critiche che arrivano dalle categorie, perché poi sono loro che fanno turismo, non è l'assessore al turismo che accoglie i turisti. Quindi voglio dire, per cercare di fare un buon lavoro, l'ascolto è determinante, vuol dire anche cercare di accogliere alcune delle richieste, perché non sempre si può dire di sì a tutti, anche perché a volte non c'è la possibilità tecnica di farlo, però. Diciamo che ascoltare e farsi consigliare da chi è del mestiere è molto meglio che inventare di testa propria. Benissimo. Poi, la sintesi spetta a noi, però. Certo. Benissimo. Allora, ringraziamo l'assessore Giovanni Berrino per averci dedicato questa più o meno oretta di intervista. Lo invito a rimanere ancora in linea con me per poi scambiare ancora due chiacchiere. Saluto tutti gli spettatori che hanno assistito a questa intervista, a questa videoconferenza. Do appuntamento ancora domani per un'altra videoconferenza con un operatore del settore. Ci vediamo appunto domani e buona serata a tutti.